diciamo, il 30% della residualità, la parte dei corsi, Monte Raponi, Monte Bertini e Cavarza. Ecco, io credo che la mossa vincente per il futuro è quella del territorio. Ogni territorio, che può essere anche San Casciano, che può essere Greve, Castro, il filo comune che riporta a distinguere. Nel Chianti Classico ancora non è stata fatta la distinzione. Io credo che il futuro sia proprio questo fatto, far riconoscere nelle diversità.